Live Social. Amici di Live Social, bentornati, bentrovati qui Virginia per Radio News 24. Anche oggi tantissimi esperti. In questo momento con noi la dottoressa Bianconi, Margherita Bianconi, psicoterapeuta, con la quale affrontiamo quelli che sono i falsi miti sulle emozioni. Ce lo faremo spiegare un po' dalla dottoressa che cosa stiamo intendendo. Intanto do il benvenuto alla dottoressa Bianconi. Salve. Salve, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Dottoressa, grazie a lei e ben trovata a Live Social. Allora, pronti per scovare questi falsi miti sulle emozioni? Intanto diamo una definizione di emozione. Che cosa si inserisce in questo bacino? Allora, intanto quando parliamo di emozioni ci troviamo di fronte a dei fenomeni complessi che hanno una componente fisiologica, quindi la parte del nostro corpo che diciamo si mette in funzione ogni qualvolta proviamo un'emozione, ma anche una componente più mentale, cognitiva, e una componente poi comportamentale, che è quella che ci permette di mobilitarci, metterci in atto, nel caso ad esempio di uno stato ansioso, la possibilità di avere una reazione di attacco o fuga rispetto alla minaccia che percepiamo. Ok, quindi però non sono tutte in accezione negativa in realtà le emozioni, giusto? Ma diciamo che quando si parla di falsi miti si parla anche di questo, nel senso che le emozioni vengono etichettate come positive e negative, e quelle negative si ritiene che debbano essere evitate in quanto pericolose, ma di fatto le emozioni sono emozioni, non si possono classificare in positive o negative, è un pregiudizio quello che ci mettiamo noi rispetto alla tristezza ad esempio. Certo, perché cerchiamo sempre di identificarla in qualche schema probabilmente, esatto, per evitare forse altri tipi di emozioni che possono essere la paura ad esempio? Assolutamente, la paura ma anche la tristezza stessa, mentre sulla rabbia c'è diciamo un'accettazione sociale più forte. Ecco, e quindi in che modo diciamo una figura professionale come la sua, quindi lo psicoterapeuta, interviene su questo? Allora, diciamo che in terapia si fa un percorso innanzitutto di psicoeducazione, quindi si aiutano i pazienti a conoscere ed imparare a riconoscere su di sé le proprie emozioni, i propri stati emotivi, e a quel punto imparare poi a gestirli, perché la difficoltà genera una grande sofferenza emotiva e anche la messa in atto di comportamenti disfunzionali poi. Certo, e quindi insomma si segue comunque un percorso, ma come si fa? Come fa anche il psicoterapeuta a cercare di dare un nome a queste emozioni che il paziente insomma ha? Allora, diciamo che ogni emozione che proviamo è come se in qualche modo ci comunicasse che sotto c'è un bisogno da soddisfare, per cui attraverso una serie di domande si aiuta il paziente a capire, e cerchiamo anche noi di capire qual è il bisogno che in qualche modo sotto sta chiedendo qualcosa. Live Social.